Quindi troviamo parole difficili, complicate da pronunciare, possono essere verbi, possono essere cognomi, possono essere nomi di città, possono essere cose che avete sentito in una canzone, possono essere sequenze strane di sillabe complicate. L'importante possono non essere delle parole. L'importante è che siano difficili da pronunciare, perché in questo modo troviamo, diciamo così, una categoria, un gruppo di, di suoni che possono crearvi dei problemi e così riesco a rispondervi effettivamente a tutte le domande. Ok? Ok, teoricamente ce l'abbiamo fatta. Molto bene, molto bene. Perfetto. Visto che oggi parliamo di cose molto specifiche. Quindi parliamo di pronuncia, di parole molto specifiche. Ho pensato di farvi vedere. Ehm... Ah, Sibeli, benvenuta direttamente dall'Italia. Ragazzi, benvenuti a tutti: Paolo, Deborah, Rosi, Isabella, Madu, Dana, Camillo, Angela, Denise e Camillo. <ride> Abbiamo Camillo Delfino e Denise e Camillo. Eh, Adriano, Dea, Lina, Renata, Sibelli, che bello vedervi tutti insieme. Allora, prime tre parole. Facciamo in questo modo. Vi ehm, faccio vedere, vi condivido qua la mia pagina solo per semplificare però io vi vedo e vi sento. Quindi se volete aprire il microfono o scrivere sulla chat, vi sto vedendo. Okay? Dunque, la prima parola era amicizia, poi la seconda parola era meglio, poi moglie, poi avete messo stupidaggine. Vediamo. Risciacquo, rientrano, ok, quindi qua c'è anche una questione di sillaba tonica. Quali sono, vi metto, la io vedo la parola e so di cosa state parlando, qua il problema è C e poi Z, qua il problema è GL, qua di nuovo è GL. Poi dopo avete G. Qua il problema è Sha. Quello che vi crea difficoltà è, è sempre una cosa molto specifica. E in quest'ultimo caso il problema è la sillaba tonica. Poi Camilo dice: Non lo so. Nel mio caso penso che non mi rendo conto quando sbaglio. Quindi se leggo... Magari è più facile parlare, ottimo, ok. E poi Rosy chiede la differenza fra una Z, due Z. Allora facciamo che diciamo al mio Word di non correggere quello che sto scrivendo, cosa pensate? È meglio, no? Non verificare e non detettare niente. E, parentesi caro Word stiamo parlando in italiano però non detettare niente molto bene grazie vediamo se avete messo un'altra parola Isabella stavo pensando alle parole con la doppia z perché il suono è uguale come pazzo per me ok va bene dunque fino a qua c'è molto di peggio, ragazzi. State mettendo alcune cose ma non sono le peggiori, c'è molto di peggio, ci sono parole più complicate. Mano a mano che vi vengono in mente altri suoni, altre difficoltà, scrivete sulla chat che io sto leggendo, ok? Anche per chi è su YouTube potete scrivere che sto leggendo dal cellulare. Allora, cose importanti per darvi un contesto. Aspetta che vi rimetto le vostre facce. Pronti. Per darvi un contesto vi scrivo le sequenze importanti da cui parte tutto solo per ricordarvi quei piccoli dettagli che voi sapete già che sono Sibelli, leggi questa prima sequenza. Buongiorno Sibelli. Buongiorno Giulia. Cacchi Esattamente, perfetto. Va tutto bene in Italia, Sibelli? Sì, sì. Bravo, ottimo. Fa freddo? Oh, ieri è fatto 17 gradi. Eh, quindi non fa freddo, è già primavera praticamente. Sì, ottimo. Prossima sequenza, Paolo. Buongiorno Paolo, come stai? Buongiorno, tutto bene. Tutto bene. Com'è questa sequenza? Gia, ci, ci, ciò, ciu. Bravissimo, esatto. Poi facciamo la questa. So che voi vi ricordate tutte queste cose, però solo per evitare confusione, ve le devo fare vedere, ok? Prossima sequenza, Rosy, buongiorno Rosy, come va? Buongiorno, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Come si pronuncia questa sequenza? Uh, la terza, esatto. eh? Esatto. Sì, giù, ciò, i ciò. D'accordo, quindi la pronuncia in sé è sempre SH. Poi, se siamo in una parola specifica in cui per un qualche motivo specifico la sillaba tonica è la lettera I, perché vi ricordate che quando abbiamo due vocali. La tonica può essere una singola vocale, è possibile, non è frequente, ma è possibile. In questi casi effettivamente diventa scia oppure scio, però è raro. Normalmente la pronuncia è sa, she, si, so, shu. Normalmente, maggior parte dei casi. Ci sono delle eccezioni? Sì, ci sono. Per esempio, eh, hai lasciato la scia. La scia. Lasciare la scia è desciar un rastro. La scia è quando vuoi... Mm, per esempio, pensate sulla neve, quando camminate sulla neve, fatemi solo rimettere il mio perché se non so se vedete qua. Se voi camminate sulla neve e portate, vi portate dietro una cosa che tocca molto per terra, rimane segnato, rimane un, un segno del vostro percorso e questo in italiano si chiama scia. Però il verbo lasciare non ha come sillaba tonica la. I, okay? Quindi è molto raro, normalmente, in questo caso per esempio abbiamo come sillaba tonica la lettera I, ma è molto raro. Normalmente il suono non, eh, non dà spazio alla lettera I, quindi non pronunciamo la I, pronunciamo Normalmente, ok? Vediamo se avete aggiunto altre parole. Scemo. Ah, ok, per esempio, <ride> non si dicono le parolacce, però... Ah, intanto Rosi aveva scritto 555. 555. Ma qua l'unica difficoltà in realtà è il C e il fatto di conoscere i numeri e ricordare che è 50 e non 50. Basta. E eh, Camillo aveva chiesto se secondo il mio accento io dico scemo o dico scemo. Noi, sicuramente al nord, soprattutto in Lombardia in generale, Lombardia e Veneto, diciamo tutti scemo, però un italiano non sente molto la differenza fra e oppure è. Per noi è identico in realtà. E non, non è un errore o un problema usare una vocale o l'altra. Quindi per noi dire o oppure o dire e oppure e è, è uguale tanto è che in portoghese abbiamo tante difficoltà sulle vocali è un po come per voi sentire non lo so io dico sempre porta e porta e porta è accento non è una cosa sbagliata è un accento ok dunque Rosy aveva chiesto: c'è una regola per sapere quando la sillaba tonica è una o l'altra? No. In un italiano più antico si usavano gli accenti in mezzo alle parole. Oggi no. Quindi, per esempio, in un italiano più antico voi potevate leggere una cosa tipo cinema. Sto dando un esempio base, giusto perché voi capiate di cosa sto parlando, con l'accento sulla i. Però eh, questo si è perso, è un'abitudine che abbiamo perso da tanto tempo, quindi ad oggi trovate la sillaba tonica solo sul dizionario oppure amico Google. Ok? E Adriano dice che sta guidando la macchina e ascolta la lezione, ma fai attenzione Adriano, ma non fare l'irresponsabile, ma scusa. E che non studia italiano da così tanto tempo che gli mancano tutti i suoi amici, come siete carini. Quindi no, in realtà non abbiamo un modo per sapere se, la, quale è la sillaba tonica. Nel senso che eh, dipende dalla parola, si tratta proprio di conoscere la parola, se non sappiamo qual è la sillaba tonica, cosa facciamo? Cerchiamo noi stessi, non lo so, per esempio, vado alla città di Levanto, che onestamente a te. Oggi non lembro se è Levanto o Levanto, penso che sia Levan, Levanto o Levanto, non lembro. Per esempio, questa è una città in cui penso che sia in Liguria in cui possiamo fare confusione, possiamo non sapere se è levanto o levanto e dobbiamo chiedere, o cerchiamo su Google oppure chiediamo alle persone, perché non, non esiste un modo di guardare una parola in italiano e sapere qual è la sillaba tonica, ok? È una cosa che non possiamo sapere. Eremo delle carcere, Angela sta dicendo, va bene, pronuncia di Eremo. Non so da dove l'hai trovato, Iremo delle Carcere, ma deve essere un posto molto affascinante che hai visto in Italia, ne Angela. Iremo delle Carcere. Oh, prossima sequenza. E giuro che abbiamo quasi finito con le sequenze, solamente per darvi un contesto veloce. No, in realtà non facciamo così, facciamo solamente. Sì, meglio. Isabella, buongiorno. Buongiorno. Come si pronuncia questa sequenza? Esatto. Io per ehm, mantenere la sequenza sto sempre usando a e i o u, però ovviamente possiamo dire schia, non lo so, schiavo. Ne. Schiavo. E scravo. Quindi, questo è solo per ricordarvi che se abbiamo ch dobbiamo pronunciare che Quindi, fino adesso, kakikikoku, cha ce ci ci sha Giusto per ricordarvelo, e ovviamente, E ovviamente abbiamo anche questi ultimi. Facciamo Camillo, riesci a parlare? Se riesci a parlare leggi le due sequenze. Buongiorno. Ga, buongiorno. Ga gi gungu. Gi, G, -gu. uh -huh. jiji ja -gi Sì. Ah sì, scusami, fammi anche le altre due. Pensavo... Avevo pensato quattro, ho detto due. <ride> Esatto, quindi cosa sta succedendo in pratica? La lettera G, il G rispetta esattamente la stessa regola della C, quindi se abbiamo l'H è un suono duro, se non abbiamo l'H è un suono molle, quindi con l'H gagigugu, senza l'H già gi 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 giù, H esiste solo prima del suono E e del suono I. Non ve lo ricordo. E poi abbiamo il suono gnignigniñoño, esattamente come in portoghese il vostro nh è il nostro gn, è uguale identico. E poi gli gli gliu. Ci sono delle parole che fanno eccezione e voi trovate la sequenza gle e dovete dire gle e degli altri casi in cui dovete dire gli, sì, esistono. Quindi fate attenzione anche a questa cosa. È un gruppo più raro degli altri e crea effettivamente questa confusione tanto a voi quanto a noi, nel senso che è una persona in Italia che ha parlato italiano tutta la vita continua ad avere questa, questo dubbio. Quando trova gle si domanda se deve dire ye oppure gle, dipende un po' dalla parola di nuovo non esiste una regola, purtroppo sono eccezioni e vanno memorizzate, ok? Quindi questi sono basta, questi sono tutti i gruppi complicati, diciamo. Sono tutti i gruppi che non sono trasparenti. La lingua italiana è una lingua estremamente trasparente molto, non al 100%, però è molto trasparente. Quando diciamo che una lingua è trasparente, stiamo dicendo che esiste una corrispondenza fra il suono e le lettere e fra le lettere e il suono, che sembra ovvio ma non è ovvio, sono due cose diverse, nel senso che una lingua trasparente ha una corrispondenza quasi perfetta fra quello che pronuncia e quello che scrive. Quindi se io pronuncio sha, non esiste margine di dubbio. Non esistono due modi di scrivere «scia» in italiano. È questo. S-C-I-A. Punto. «Scia» è questo. «Ah, ma Giulia, io ho sentito un italiano che aveva un accento strano e quando diceva «scia» poteva essere «cia». Ok, era un piccolo errore di pronuncia in quel caso o era un dialettismo, un'interferenza dialettale». Però nella lingua italiana c'è questa corrispondenza, se noi diciamo SHA è SCIA. Punto, non esiste un altro modo di scriverlo. E questa è una cosa positiva della lingua italiana nel senso che altre lingue hanno sentendo un suono hanno più di un modo per scrivere quello stesso suono. Seconda cosa, se leggiamo, non lo so, qua questo non abbiamo tanti modi di pronunciarlo, è sempre sché, punto, basta. Non abbiamo margine di dubbio. Però, come abbiamo detto, c'è la difficoltà della sillaba tonica. Quindi la pronuncia in sé di questi gruppi è sempre uguale, identica. La sillaba tonica può cambiare. Quindi l'unica cosa che, a cui dovete fare un pochino di attenzione è... Per esempio la i, non lo so, di scia, scio, sciu. E in alcuni rarissimi casi questo gle, che può essere gle invece di essere gli e, ma sono delle eccezioni. In realtà sono interferenze da parole più antiche di altre lingue, di solito. Quindi l'unica cosa da studiare è la sillaba tonica. Però a questo punto entrano le doppie, che creano una enorme difficoltà. O oh, Alina nel frattempo ci ha detto inquieto, Esercizio, giudici e Isabella ha detto Guglielmo. Ok, vi scrivo qua sotto queste parole. Inquieto, che in realtà ha come cosa da ricordare il qui. Inquieto, esercizio. C. Giudici. C. Guglielmo. Ecco, Guglielmo in realtà ha due cose, ha gli e poi dopo ha l, che vi può creare un po' di dubbi. Vediamo se qua stiamo vedendo tutto. Sì, si vede tutto. Quindi, cosa... Vediamo se vi posso aprire meglio questa cosa. Mm, va un po' meglio. Cosa ehm, succede su queste ultime parole che avete messo? Dovete fare attenzione ad alcuni, ehm, posso dirvi, errori, proprio errori, che vengono in realtà da altre lingue nel senso che esiste la grande differenza fra la lingua italiana e la lingua portoghese dal punto di vista della pronuncia, nel senso che le regole sono diverse, cioè l'alfabeto è identico, però poi le regole sono diverse. Una delle regole della lingua portoghese, che magari voi non ci avete mai pensato, però è una regola in realtà, è che la pronuncia della L è diversa se la L sta all'inizio o alla fine di una sillaba. Quindi, per esempio, Guglielmo voi lo pronunciate in modo diverso da limone. E noi no, per noi è uguale. Guglielmo è esattamente come limone. Quindi, cosa potete fare per risolvere questo problema? E questa è un'interferenza dal portoghese. Potete separare. Se voi pensate Guglielmo, pronunciate come limone. Quindi è l, Guglielmo, 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 Guglielmo. Un'altra parola a cui dovete fare attenzione è film, che è diversa. No, non vi scrivo l'altra perché sennò vi crea confusione. Film, hotel. Sto pensando, calma, momento, Alberto. Albergo. Non mi viene in mente un altro esempio in questo momento. Cosa succede che se voi pensate film o te l a Alberto albergo risolvete il problema perché la grande questione è del portoghese, in realtà è il fatto che in portoghese la L alla fine di una sillaba diventa U e quindi voi dite auberg e noi diciamo albergo. È una questione del portoghese che fate in automatico magari senza pensare bene, ma che in italiano non esiste. Quindi separando, pensando, film o te alberto, albergo, vi viene la pronuncia corretta. Facciamo un test. Chi vuole fare un test? Angela, che non hai ancora parlato? Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene, sto bene. Non fa tanto freddo adesso? No, 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 è migliorato. Sì, la temperatura 13 gradi cavoli Prova a dirmi queste parole Guglielmo Guglielmo sì perfetto film, film. esatto hotel hotel esattamente alberto alberto sì albergo albergo sì esatto esattamente perfetto poi altre due parole che avete detto sono state per esempio esercizio e giudici. Qua di nuovo c'è una piccola interferenza dal portoghese perché leggendo C potete confondere con il portoghese pensare sì, però sapete già che non è così. E leggendo di potete confondere con il portoghese pensare G, ma sapete già che non è così. Nel senso che in Brasile, se io pronuncio questo gruppo come D oppure come G, le persone mi capiscono, non creo un problema di comprensione. In italiano no. Ovvio aumento i caratteri. Okay. In italiano no, nel senso che in italiano se pronunciamo G. Un italiano sente la lettera G di Giulia, non esiste margine di... Non esiste margine, G è la lettera G di Giulia, D è la lettera D di Dado. Oh, vi aggiungo solo questa cosa, qua. Poi dopo vi mando questo file, così fate un ripasso. Da, de, di, do, du, dadi di, di do, du. È solo una questione di ricordarsi di questo dettaglio, dadi di, di do, du. Ah, e poi ricordarvi anche di ta te ti to tu. Ta te ti to tu. Se voi pensate ta te ti to, tu, vi ricordate che la pronuncia di ta è identica alla pronuncia di ti. Se pensate da de di do du, vi ricordate che la pronuncia di de è identica alla pronuncia di da. Ok? È solo per farvelo entrare in automatico. Quindi, kakikikoku, chace ci cho cho, shoshe shi cho skis ti totu, gage gi gogu, giage gi di dodu, gnan e gnignu, Queste sono le cose base. E adesso entriamo nelle cose effettivamente più complesse. Allora, perché questa era la parte. facile! Dunque. Faccio aprire dalla cosa meno assurda. Facciamo in questo modo. Ok, vi faccio leggere una cosa un po' più complicata, ok? Quindi preparatevi psicologicamente per poterla leggere insieme e prima di entrare, per poter leggere in realtà questa cosa un pochino più complessa è un'attività di fonetica ed è utile soprattutto a, questa, a riconoscere questa corrispondenza fra lettura e scrittura per poterla fare vi, eh, vi ricordo che c'è la grande questione delle doppie e inseriamo come esempio la lettera z per non farvi entrare nel panico sulle doppie quindi continuiamo a mantenere qua sotto le cose importanti. Lettere doppie, le lettere doppie possono essere esplosive e possono essere molli. Sono due termini che usiamo tanto nelle lezioni di fonetiche. Cosa sono delle lettere doppie esplosive? Tutto pappa. Non mi vengono altri esempi. Molli, cavallo, mamma, nonna. Esplosive, chiacchierare. Chiacchierare. Pizza. Molli. Ehm, spesso. Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro. Dai, è un inizio. Oh, vi metto l'esempio... Bello di cappello diverso da cappello. Dunque, quando parliamo di lettere esplosive, di doppie esplosive, stiamo facendo una pausa. Tanto è che nell'alfabeto fonetico, per esempio, tutto... Si scrive T U due punti T O. Tutto nell'alfabeto fonetico si scrive così. Queste sono le lettere esplosive. Cosa sono le lettere esplosive? Le lettere che non possiamo dire in modo continuo. Io non posso dire tutto 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 tutto. Tu, 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 tu. Non esiste un modo di continuare il suono. Se non esiste un modo di continuare un suono è una lettera esplosiva. Quando diciamo cavallo Posso continuare questo suono per quanto tempo voglio. Posso dire cavallo. Questa continuazione indica una consonante molle. Quando non abbiamo continuazione, è una consonante esplosiva. Come tutto. Pa. -pa. Chiacchierare. Pizza. Cappello. Quest'ultimo esempio, vabbè, cappello ve lo metto qua sotto perché sennò vi arrabbiate poi perché ci sono troppe cose. Perché cappello è un ottimo esempio di parola che ha una doppia esplosiva e una doppia molle. Quindi, nel caso delle lettere esplosive, è molto semplice riconoscere una consonante molle da una consonante esplosiva. Se è molle la potete pronunciare per più tempo come L, Quando non è molle, è esplosiva, non la possiamo pronunciare per più tempo e diciamo... D'accordo? Il caso di Z vi crea effettivamente questa difficoltà perché è, un, è una via di mezzo, nel senso che la pronunciamo come se fosse un z, come se ci fosse una piccola d davanti, e quindi sta un po' in mezzo, perché ha un po' la d esplosiva e la z che è molle, ok? Quindi è normale che z vi crei questa difficoltà, e dire, caspita, ma sembra uguale una parola con una z o con due z, concordo. È perché è una lettera che ha il suono di due consonanti insieme. L'importante è che vi ricordate di non pronunciarla come se fosse z perché z che è portoghese per noi è questo. Cosa z mentre la lettera z ha di fronte una piccola d. Ok? Adesso Facciamo solamente la pronuncia. Chi è che mi pronuncia queste parole? Madù! Buongiorno, Madù. Aprimi il tuo microfono che non riesco ad aprire. Buongiorno. Stai bene? Dimmi queste parole. Tutto! Tutto, pappa, pappa. Chiacchierare. Chiacchierare, pizza, pizza. Esattamente sì. Quando leggete, se fate l'esercizio di leggere a voce alta, provate a fare delle piccole pause su queste parole un pochino più complicate che hanno la doppia, ok? Così vi entra un po' in automatico. Chi è che non ha parlato ancora? Dea, buongiorno. Mi premi il tuo microfono. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Come stai? Buongiorno. Bene. Oh, molto bene. Prova a pronunciarmi cavallo. Cavallo. Mamma. Mamma. Nonna. Nonna. Spesso. Spesso. Sì, esatto. Quindi fate questa esagerazione, ok? Quando state leggendo delle parole con la doppia, se è una doppia molle, la prolungate per più tempo cavallo mamma perché in questo modo vi entra poi in automatico è, è strano all'inizio però io ve lo dico sempre anche io quando sono arrivata in Brasile passavo due ore consecutive a fare papellone papellone Au, 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 pão, cão, pau, cau, pau, 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 pau. Giuro, questa era la mia vita quando sono arrivata in Brasile. Perché se non pronunciamo tanto, eh, non ci entra effettivamente. È una cosa difficile all'inizio, anche perché è molto una questione di muscolatura, di usare i, i, i muscoli della bocca e della lingua, Ok? Quindi se troviamo la parola cappello, oh, facciamo questa, che è più difficile, cappello. Se troviamo la parola cappello dobbiamo fare una pausa prima della P, cappello, chapeau. Se troviamo la parola cappello non facciamo la pausa prima della P e è cabello. In entrambi i casi continuiamo la L per più tempo non esiste anche perché sennò diventa pelo. Pelo è pelo. Capello pelo. Non esiste capello. Però se voi dite capello noi sentiamo pelo. Se una persona dice capello, io sento pelo, pelo delle braccia. Perché capello non esiste, pelo esiste, quindi sentiamo quello che conosciamo. Vi ripeto tutte e tre le parole, di modo che le ripetiate. Cappello, capello, pelo. Non esiste capello, ma lo diciamo lo stesso. Ma non esiste. Cappello. Capello. Capello. Qua abbiamo una pausa prima della P e una L prolungata. Qui non abbiamo una pausa prima della P e abbiamo una L prolungata. Qui non abbiamo una pausa prima della P e non abbiamo una L, una L prolungata. Si tratta di ripetere tante volte. E adesso? Per te? Ai eh, Giulia, non ho capito niente! <ride> per testarvi questa cosa, oh nel frattempo sono entrate un sacco di persone, Deborah è riuscita ad aprire, Celso è riuscito ad aprire, Alina, Teresina, Uberto, Vanessa, benvenuti. Allora, per farvi entrare nel panico completo adesso vi faccio vedere una cosa. carica? Vai computer, vi deve solo aprire un'immagine. Ah, nel frattempo voi state dicendo. Oddio, avete scritto un sacco di cose. Rosy aveva scritto albero bello Duelle. l albero bello. Ah, Isabella aveva detto le parole con la lettera U come guerra Aspetta che vi copio albero bello così non mi dimentico e eh, guerra pure fa parte di quel gruppo di parole che eh, creano confusione a causa del portoghese in realtà nel senso che qua, albero bello due l guerra lettera u Nel senso che in portoghese G U E voi la leggete G, -E. però questa è una regola del portoghese, non è una regola dell'italiano. Ok? Quindi fate attenzione a non applicare le regole del portoghese all'italiano. Pronti. Ok, eh, parole come sal. Ah sì, ok. Angela aveva detto per dire le parole esplosive facciamo un piccolo salto e per usare le parole per dire le parole molli balancio il corpo. Sì, okay. mi, mi, mi sembra cappello. Spesso. Leggo, no, gostei. Nuova strategia di pronuncia in italiano. Camillo, ho percepito oggi mentre leggevo un testo che se apro la bocca un po' di più la vocale esce più aperta e non col suono nasale, sì. Perché la posizione delle vocali è diversa per noi, dovete sentire una vibrazione qua sotto. E tre suoni che vi creano difficoltà di solito, sono la confusione col portoghese del t t d d e su questo ragazzi, no, cioè Oltre che scrivervi sul braccio te ti, de, di, io non, non posso fare niente perché siete capaci di pronunciarlo, poi ehm, la lettera R, questo lo, lo abbiamo già fatto insieme, ma ve lo ripeto di nuovo: se voi mi dite tre lo pronunciate bene se voi mi dite tre, 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 provate a dirmi a voce alta a tutti 3, tre, 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 tre. Vi sto vedendo quindi so che non state dicendo niente. Io l'italiano lo pronuncio, siete voi 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, esatto. Adesso per più tempo 3, 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 3 arriva un momento in cui la lingua è sempre nella posizione perfetta che è qua A, è dietro ai denti e dove c'è la T la nostra R sta esattamente dove sta la T. Quindi se voi pronunciate 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tantissime volte state educando la vostra lingua a fare il movimento corretto. Come funziona? Ascoltando la Giulia? No. Leggendo un testo? No. Pensando? No. Dormendo? No parlando, wow, sì, esatto, bravissimi, sì, parlando, perché è un movimento è un muscolo, questo è un muscolo, se voi non usate il muscolo, è... no, 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 non no, no, no. funziona, ok? Quindi la lettera R è muscolo, è così come o si va in palestra e si sollevano i pesi, oppure il muscolo non viene attivato, per la lingua è uguale, o la usate oppure non viene attivato, quindi R. Altra cosa che avete detto era. Oddio, santo, mi sono dimenticata. Ah sì, le vocali. L'altra cosa sono le vocali perché voi avete una variazione molto grande, avete tante vocali che noi in realtà non, non riconosciamo neanche e le vocali in italiano vibrano qua in basso. Quindi, quando dite, per esempio, provate a dire. Camera. La vibrazione deve essere qua, ca, 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 camera, ca. Non è camera, camera è più in alto, non è ca, è ca, ca. Oppure italiano, italiano. Se sentite una vibrazione qua sopra è sbagliato, deve essere qua in basso. italiano, italiano. Qua in cima è tutto bloccato, è tutto fermo, la vibrazione sta qua in basso. Italiano, italiano. Se voi pronunciate italiano avete già una cosa, avete una distribuzione diversa. Mm, mm, mm. Il naso sta vibrando. Italiano, oh, io studio. Mm. Ok, quindi la difficoltà delle vocali è mantenerle qua in basso. A, E, I, O, U. Italiano, camera, Albergo, Amore. C'è um supermercado em Itália que se si chama PAM. 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 P-A-M. PAM. PAM. E aí, quando os brasileiros iam para o mercado, a gente não entendia para onde diziam porque eles falavam, eu vou para... Eu vou para o PAM. Hã? Ah? PAM. Dove vai? Al PAM, a comprare le... la frutta. Ma dove? Al PAM, no, non lo conosco. E poi scoprivamo che era il PAM. Ne? Oh, Deborah è dovuta andare. Denise dice che i consigli funzionano. Ottimo, Rosy sta dicendo ANATRA. Esatto, qua sotto. ANATRA, ANATRA, ANATRA. A, 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 -a ANATRA. È un buon esempio, no? Anatra è pato. Tem che fare il suono di pato per fare pato. Ok, adesso vi faccio vedere l'esercizio che vi volevo mostrare. Vi do qualche secondo per pensare a come pronunciare. Perché è bellissima questa cosa, perché sono parole che non conoscete e quando sono parole che non conoscete è bello perché è un esercizio di pronuncia. Proviamo. Chichirichi fa il gallo, squittisce lo scoiattolo. La cinciallegra. Cinguetta. Facendo Cip, Cip, Cip. L'asino raglia. Il maiale grugnisce. Quanti animali abbiamo in questo testo? Cinque? Tutti concordate cinque? Sì, No, c'era il che stiamo dicendo uh, uno, due. C'era il gallo, che è il primo animale. Poi lo scoiattolo è il secondo animale, la cincia allegra è il terzo animale, l'asino è il quarto animale e il maiale è l'ultimo animale. È un testo che sta dicendo cosa fanno gli animali in italiano. Il gallo in italiano fa chicchirichi. No, Giulia fa cocorico. No, in Brasile fa cocorico, in Italia fa chicchirichi. È così. I nostri galli per noi fanno chicchirichi, non fanno cocorico. No, fanno chicchirichi in italiano il gallo fa chichichi, lo scoiattolo squittisce, cioè alcuni animali hanno eh, un verbo che è specifico per il loro modo di esprimersi, quindi il gatto miagola, il cane abbaia, lo scoiattolo squittisce. Se un giorno, ragazzi, se un giorno voi trovate questa tabella, vi prego fatemela avere. Esiste una tabella nell'universo, o forse tante tabelle, non lo so, io ne ho vista una, che ha tutti gli animali, non tutti, ha tantissimi animali e ha il verso degli animali in tantissime lingue. È comico da morire, è la cosa più inutile dell'universo, ma a me fa ridere tantissimo, è troppo bella perché in realtà il verso degli animali è diverso, lo, lo diciamo diversamente da un paese all'altro. Quindi qua dentro la proposta non è aumentare il vocabolario, è solo abituarsi alla fonetica facendo attenzione ai gruppi difficili. Cosa succede? Quando noi diciamo chichichi, dobbiamo fare attenzione al, ovviamente, k, ma alla pausa prima delle due c e al fatto che l'accento va alla fine, l'accento è sull'ultima I, quindi è chi fa il gallo. Poi nella seconda linea dovete fare attenzione al qui, qui, ovviamente alla pausa prima della T, e poi sce, squittisce, squittisce, e poi scoiattolo, è abbastanza semplice, attenzione a fare questa pausa, a separare scoiattolo. Scoiattolo. La cinciallegra è un. è un passarino. È un tipo di uccello. Cinciallegra, qua facciamo attenzione al ca e poi alle due L. Allegra, allegra, allegra. Di nuovo, se voi separate fate a e poi dopo legra. Avete la L perfetta di limone, allegra, ok? Cinguetta, attenzione al guè che voi avete già detto, pausa prima della T, facendo chip, 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 perché per noi gli uccellini fanno chip, chip, chip. L'asino, che è o buhigno, o asno, raglia, è il verbo che usiamo per il. Verso dell'asino, gli attenzione, raglia, non è raglia, è raglia, ma Giulia come faccio a saperlo? Non lo sai, cerchi sul dizionario perché se la sillaba tonica fosse la lettera I, sarebbe raglia. Non è la lettera I, è la lettera A. Il maiale grugnisce attenzione, a agni e poi a sc. Cosa facciamo adesso? Io vi mando la registrazione di questo, l'immagine e la registrazione di questa sequenza così la potete ripetere. Chi fa il gallo squittisce lo scoiattolo, la cincia allegra cinguetta facendo cip cip cip, l'asino raglia, il maiale grugnisce. È un mini testino che vi aiuta a Mettere in automatico alcuni suoni perché potete leggere e pronunciare e ci sono dentro tutti i suoni complicati che abbiamo detto oggi. L'altro, e poi abbiamo quasi finito perché so che le cose di pronuncia vi creano un pochino di così di difficoltà. L'ultima cosa che vi do, ah, nel frattempo, Denise aveva detto 5. E Adriano aveva detto cavalletta. Belle queste parole, 5 cavalletta. Che è solo questione di fare attenzione, in realtà. Ultima cosa, vi mando anche quest'immagine. Dov'è? Qua. Momento, respirate, un secondo, aspetta un vi mando un'immagine di una sequenza di parole che di solito creano un pochino di difficoltà di modo che di nuovo ve la registro pronti ve la registro e la ripetete perché Perché? Perché in realtà la cosa importante è fare attenzione al, ehm, come posso dirvi? Alla sequenza di regole che abbiamo già studiato e soprattutto alle doppie. Una cosa ottima che stavate dicendo è aprire bene la bocca, pronunciare bene, registrarvi, registrare quando state parlando, perché in questo modo vi obbligate a non dire. Cinguettare e dire cinguettare perché ragazzi, scusate, ma non serve a niente leggere mentalmente o leggere a voce bassa. La logica è usare i muscoli della bocca. Quindi, quanto più fate registrazione, parlate a voce alta, aprite bene la bocca, meglio è. Ok, facciamo così: vi indico la parola, voi la leggete a voce alta e poi io la dico per vedere se era uguale. Ok. Provate a dire com'è questa prima parola. Sì. Prima parola. Besciamella. Besciamella. Me, me. Besciamella. Qual è normalmente l'errore? È fare un besciamella, me, mela, che dà un bisogna aprire bene besciamella tutti i suoni tutte le nostre vocali sono molto aperte prossimo taleggio terzo gelato prossimo Legumi. Ancora uno. Liquido. Liquido. Attenzione a separare bene tutto. Liquido, 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 liquido. Ancora uno. Aggiustare. Aggiustare c'è una piccola pausa prima della G perché abbiamo due G aggiustare ottimo prossima tabasco prossima sgombro attenzione solo a non fare un a fare sgombro 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 Ah Giulia, ma il mio amico italiano dice sgombro. Ottimo. Dite? Sgombro, sgombro. Per noi è uguale. L'importante è aprire e far vibrare bene qua sotto la vocale. Sgombro. Ultima. Che è questa terza qua. Amalgamare. Amalgamare. Ok, quindi ma sta qua sotto e l è come se fosse separato. Amalgamare. Amalgamare. Ok, perfetto. Va bene. Nel gruppo e nel canale Telegram vi metto queste immagini e vi faccio la registrazione. Ok? Solo per togliervi il dubbio, perché sennò magari state pensando, poi dopo avete fichi, aringhe, funghi, cipolla, camomilla, al sangue, scalogno. Parmigiano, radicchio, lumache, sciogliere, arance, marcio, coprire asparagi, chiara d'uovo. Pesche, mischiare, gorgonzola, pasta asciutta, cucinare. Fala la verità: la maggior parte di voi sparò pesce aqui no lugar di pesche. <laughs> pesche. Ma questa è una questione di confusione, è normale fare un po' di confusione perché quando soprattutto quando vediamo una parola così isolata, fuori dal contesto e dobbiamo fare attenzione solo alla pronuncia, è normale creare un pochino di confusione. Oh, Alina dice che radicchio è un buon esercizio. Radicchio. Oh, cosa vi consiglio? Per me una cosa molto bella è fare esercizi con i nomi di città oppure i cognomi di persone perché sono difficilissimi normalmente e soprattutto perché è benvenuta. Perché quando vediamo un nome di città oppure il cognome di una persona non conosciamo la pronuncia, cioè, normalmente è la prima volta che vediamo quella cosa. Se voi leggete pomodoro, vabbè, è pomodoro, cioè l'avete sentito tante volte nella vita, ma se voi vedete Zambla è un nome di una città, di un paese in realtà che non avete mai visto nella vostra vita, quindi fate attenzione solo alla pronuncia, ok? Quindi una cosa molto utile è prendere esercizio che a me piace, prendere la cartina d'Italia oppure l'elenco di tutti i comuni di una regione e leggere a voce alta, registrando. Potete usare una app di trascrizione, potete usare come abbiamo già detto l'altra volta il Transcribe, Evernote, non lo so, ce ne sono tanti. Potete usare semplicemente Siri. Prendete una sequenza di comuni e registrate con il cellulare e vedete se sullo schermo compare esattamente quello che state leggendo. Ok? Perché, per esempio, se una persona dice pesce e registra, e i Siri rispondono, come posso aiutarti? Voglio comprare il pesce. Beh, hai detto voglio comprare il pesce. Dice che c'è un Jaf uh, Pescados qua vicino e mi vuole andare là. Se voi, se voi scrivete qua, avete, però l'unica cosa è che se scrivete qua avete la risposta immediata e non viene registrata, vedete solo la risposta immediata. Se invece fate su Evernote, Transcribe, eccetera, avete un registro delle parole che avete già praticato, che avete già pronunciato. E quindi poi potete ripetere sempre le stesse parole per migliorare la pronuncia. Per me una cosa bellissima è farlo con... va, fa niente, <ride> Camillo. Per me una cosa bellissima è farlo con i comuni, soprattutto con i comuni. Poi se volete anche con i cognomi, nomi di persone, nomi propri, però soprattutto comuni italiani ponte san bento sull'annanzio sono sempre dei nomi stranissimi perché normalmente abbiamo tantissimi comuni con dei nomi assurdi perché è difficile creare tanti nomi per dei costi che sono quasi uguali no? Oh stiate dicendo affini per esempio doppia f eh, sì ci sono delle parole affatti Affetto, certo. Cosa succede? Se abbiamo una F, per esempio, se avessimo affini, una F avremmo una F molto veloce. Affini, se abbiamo due F, diventa affini. Afini, affini, 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 affini. Se fosse affetto Ah vabbè, metto affetto. È che adesso vi preoccupate della doppia T. Non esiste affetto, non esiste. Esiste affetto. Provate a concentrarvi sulla F e dopo parliamo della T. Affetto. La F dura più tempo. Non è, aff, non è affetto, è affetto. Affetto, 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 affetto. affetto, affetto, affetto dura più tempo e adesso vediamo se fosse con una T due F e una T non esiste non esiste affetto sembra affetto il bambino nella pancia di una mamma non esiste affetto esiste affetto c'è una pausa prima della T Eto, etto, Eto, etto, Eto, etto, 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 etto. Una T, parliamo in modo diretto. Due T, abbiamo L esplosione. Etto, Affetto. Affetto. Ok? Oh, Cassia dice che il suo cognome giusto in Italia è Affini, però è diventato Afini in Brasile e per noi sono cose estremamente diverse per esempio, non lo so, Camillo in Italia sarebbe Camillo con due L, sicuramente quando lui, per esempio se noi in equip parliamo di Camillo facciamo veramente lo sforzo di dire Camillo e non Camillo per noi sono due nomi completamente diversi se una, questo è, è frequente con i brasiliani che vanno in Italia che hanno famiglie italiane e sono nati in Brasile quindi hanno nomi che esistono in Italia ma sono cambiati in Brasile abbiamo questa difficoltà di fare veramente lo sforzo di pronunciare come è il vostro nome per noi c'è il nome Camilo, che è un nome brasiliano, il nome Camillo che è il nostro nome e, e c'è questo sforzo di pronunciare in modo diverso vi dico sempre Riccardo quando andiamo in Italia i miei amici dicono sempre: Ah Giulia, è già arrivato Riccardo? Fanno proprio questa pausa per ricordarsi che non è Riccardo, è Riccardo. C'è stata più di una volta un'amica, sempre la stessa amica, che si è vergognata tantissimo perché ha chiamato Riccardo. L'ha chiamato Riccardo. Immagina gli intende un attimo, non so da dove è perché lei ha detto, ciao Riccardo, oddio scusami, scusa, 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 mi sono dimenticata, è, è, è Riccardo, scusami, mi ricordo del tuo nome, scusa, eh. ciao Riccardo, come stai? E gli dici, eh, la palocca, che ti consente? Perché per noi è diverso dire Riccardo e dire Riccardo, sono due nomi diversi. Una C in questo nome non esiste in Italia, però pensiamo, nella nostra testa è, Ok, in Brasile esiste Riccardo, in Italia esiste Riccardo, nella nostra testa in Brasile esiste Camillo, in Italia esiste Camillo. Ne? E Dini sta dicendo che il suo Camillo era con due L. Rosy, sto pensando che a causa di Fario. Durare il suono, la lingua sembra una canzone, sì, esatto, voi dite sempre, caspita, c'è così tanta musicalità in italiano, eh, è per questo, perché abbiamo tante regole di fonetica. Adriano, Giulia, vorrei sapere la no pronuncia corretta del mio nome, Adriano Cersosino, scusami, Cersosimo, Cersosimo, Cersosimo. Eh, Isabella, esattamente, a Isabella ho già detto se lei fosse una bambina, sarebbe io sarei preoccupata se io avessi una cliente che mi dice "Ah oh, Giulia, parto con i miei figli. Come si chiamano i tuoi figli?". Ah, è, diciamo Isabella e Pedro. Pedro, taglio qua, Isabella vai a soffrire. Perché se fosse una bambina, perché per noi belare è il nome della piccola, è il verbo che fa la piccola, e beh Beh, questo è belare, quindi è una cosa che bela per noi è, è a oveglia, è a falla da oveglia. Bela che è diverso da Bella, no, ovviamente, essendo una persona adulta e essendo Isabella. Poi siamo tutti tranquilli, so che non è un problema perché vai in Italia, spiega, racconta e basta. però per noi è diverso. Eh? Isabelle, cioè, mio papà, quando andiamo a Iliabella, gli dà esatto. Perché gli falla che è una maglia che è una oveglia e che fica. <ride> perché è, è comico per una persona italiana, è estremamente comico sentire bella. Quindi al mattino diceva: Ma per me fa troppo ridere pensare che siamo su un'isola che è bella. Ma perché bella quest'isola? Ma papà non bella quest'isola. Siamo in Brasile, ilia bella significa isola bella. No, secondo me è un'isola che bella. Questa ci devono essere tante pecore. Ma fa troppo ridere, questa storia. <ride> Sempre perché per un italiano è stranissimo. Pensare, oh Camillo dice: Nell'agenzia dell'entrata, la signora mentre parlava al telefono ha ripetuto Camillo solo con una L: esatto, perché per noi è diverso. Ma è esattamente come per voi sentire ovo, ovus, avo, avo. Cioè sono due cose così diverse che no, non c'è discussione, per voi sono due cose diverse, per noi è, è identico, per noi è uguale è identico e per voi è uguale sentire Isabella e Isabella, ma per noi sono due cose completamente diverse, no? Cassia, Giulia, mia madre si chiama Dirce, sì, Dirce, suona in modo non tanto poetico in italiano, no? <ride> Dirce, è un po' forte. Dirce, sì, è vero, ha un suono forte. Cosa facciamo quindi? Vi mando, ah no, ultimissima cosa che vi dovevo dire. Provate a pronunciare. Vai, Cassia, che stavi parlando adesso. Come si pronuncia quest'ultima cosa che io ho scritto? Buongiorno, Cassia. Buongiorno, uh, dove? Non vedo. Ah, non è? Ottimo, no. esattamente. E questo è un errore molto frequente di tantissimi brasiliani, di dire no è. Io giuro che la gente non intende, giuro. Dovete unire non è, non è. Quasi come se fosse no né. Così come se fossero due sillabe separate. No, né. Non è. Oppure. Vediamo chi mi fa questa frase. Celso! Buongiorno Celso, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti. Come posso pronunciare quest'ultima frase che ho scritto? Não ho voglia di andare a casa. Bravissimo, 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 bravissimo. Exatamente. tantissime persone fanno il grande errore di dire: não, não ho voglia. Essa ah, é Não ho voglia di andare a casa. Não ho voglia. Não, não voglia. Não ho voglia, voglia di andare a casa. Gente, é, é È, è un addore, è un, un soffrimento, ma non è una cosa tipo ah, è che accento, che mi disturba, no, è una cosa difficile da comprendere, è molto, molto, molto difficile da comprendere se voi dite no, in realtà è da unire, è solo questione di attaccare e dire no, non ho. no, ho, non hai, non ha. Ok, come lo stai dicendo che magari era francese, chi era francese, la persona che parlava? Quindi attaccare, unire le parole è per questo motivo che esiste tutta una musicalità, musicalità in italiano. Primo perché abbiamo una corrispondenza molto precisa fra quello che si scrive e quello che si pronuncia, quello che si pronuncia quello che si scrive. E secondo perché nel contesto c'è una musicalità da rispettare e quindi attacchiamo le parole, quindi due o tre o quattro parole insieme. Si trasformano in un gruppo unico e questo crea una ritmica, una musicalità del discorso. Per questo motivo quando studiamo, ai, caspita, certo, non avevo visto il commento di Camillo che diceva Raffaele e Emanuele Raffaele Emanuele. In, in italiano, questi sono dei nomi che creano dei, delle difficoltà enormi. Perché era questo che dicevi, che magari la francese. Né? Perché in francese Raffaele, Emmanuele, eccetera, Daniele, in Brasile avete ha, Raffaella, Raffaella con due F e due L. Raffaella con una f due l Raffaella con una f una l cioè evviva la creatività. E poi Raffaelle, cioè esiste anche con la I. E in italiano non esistono tutte queste possibilità. Quindi in Italia avete Daniela, Daniele, femminile Daniela, maschile Daniele, Michela, Michele. Femminile Michela, maschile Michele, Simona Simone, quindi femminile Simona, maschile Simone, esattamente come sta dicendo Adriano, c'era il nome Andrea che in italiano è sempre maschile, è solo ed esclusivamente maschile, e, po e poi Raffaella. Raffaella Raffaele, che non è Raffaele, ma è Raffaele. Raffaele. Se voi dite Raffaele, noi sentiamo e pensiamo: ah, deve essere francese. Non esiste in italiano. Pensiamo a ah, probabilmente sta parlando francese. Se dite Raffaele, in italiano. Raffaele. Non Raffaele, ma Raffaele. Quindi i nomi maschili sono Daniele, Michele, Simone, Raffaele. Esiste Raffaello. Raffaello, e in questo caso due L. a due Denise dice che il Brasile fa una salata con i Sapete che esiste un gruppo su Facebook solo per mettere i nomi più assurdi che esistono in Brasile? È, è un paese creativo, è, è bellissima la creatività brasiliana. Ok? Va bene. Facciamo in questo modo. Se oggi vi ricordate di altre parole, cognomi, nomi, cose che sono difficili, le mettete sul gruppo perché così le, le pronuncio e magari ve le metto anche sul canale. E nel frattempo faccio un riassunto di tutte queste cose sul canale perché secondo me oggi è importante mettervi queste cose. Uberto, in Brasile c'è il Tonio da Lua figlio di Maria da Lua, In Brasile c'è una, una libertà. No, ma anche perché in Italia è oggi. Sapete la storia dei nomi? No? Non vi ho mai detto questa cosa. In Italia, in realtà, per legge è una cosa strana. Ok? No, non è una cosa. È una cosa strana. In Italia, per legge, fino a poco tempo fa, e oggi è una cosa un po' confusa, ma fino a poco tempo fa, per legge, i nomi permessi da dare a un bambino erano solo i nomi che troviamo nella Bibbia. Era una legge, una regola. Quindi, ehm, non lo so, una persona voleva chiamare suo figlio John perché aveva passato tutta la vita negli Stati Uniti e voleva chiamare suo figlio John, e l'ospedale diceva no, perché John non è nella Bibbia. Se vuoi lo chiami Giovanni, Giuseppe, decidi tu. E questo ovviamente creava delle cose strane, perché in pratica, allora io onestamente non, non ho vissuto... In prima persona non ho vissuto questa fase del è così punto e basta. Perché da quando io esisto in questo mondo è già cominciata un po' di flessibilità. Cosa è la flessibilità? La flessibilità è: le prefetture che com hanno cominciato ad avere sempre più margine per eh, accettare nomi non presenti nella Bibbia. <ride> E eh, quindi, per esempio, hanno alcune prefetture hanno cominciato a dire, sì, se tu vuoi chiamare tuo figlio John, puoi. Perché? Perché io sono di una generazione in cui erano già arrivati gli stranieri in Italia. E quando tu ti trovi di fronte a una donna marocchina che parla solamente arabo e che ha appena fatto un figlio e vuole chiamare suo figlio Mohammed e tu le dici che Mohammed non è un nome che sta nella Bibbia, è un piccolo problema, cioè <ride> crei una difficoltà leggermente. Ecco, cioè, immaginate le cose, le discussioni, ecco, appunto. Però questa è stata una cosa, eh, un processo, una cosa un po' lenta, ok? Quindi in pratica che cosa succedeva? Che c'è stata una fase in cui effettivamente veniva proibito, poi... Eh, alcuni ospedali hanno cominciato ad avere questo margine, questa tranquillità di dire sì, puoi dare il nome che vuoi. Però, normalmente non è esattamente il nome che vuoi. Cioè, se tu vuoi chiamare tuo figlio Asdrubala, non puoi. È una parola che usiamo. Non ci discubano perché che a gente fa la Asdrubala. Asdrubala, non sai so perché non ci fa la sdrubala. Asdru non sai, non ci fa la sdrubalà. Asdrubalà, non so, lo dobbiamo scoprire da dove viene a sdrubala. Se vuoi chiamare tuo figlio Pinco Pallo, voi dite fulano, fulana, certo, non ci fa la Pinco Pallo. E... Ah, Denise sta dicendo come pronunciare in italiano Alexia, per esempio, Alexia è un nome che oggi abbiamo ed è un nome molto recente, Alexia, perché? Ce l'abbiamo perché adesso tante prefetture hanno questa libertà, questa tranquillità, questo margine. Però, per esempio, quando mia sorella ha avuto sua figlia, che è stato otto anni fa, non è una cosa di tanto tempo fa, ha deciso di chiamare sua figlia Leila. Leila è un nome arabo, è un nome di una principessa araba. E per noi è un nome molto moderno, recente. Eh? So che per voi no, i brasiliani mi dicono è un nome da nonna in Brasile. Per noi no, è una cosa molto recente, no? non è, molto, è molto raro da sentire oggi. Ed è un nome che non è un nome italiano, insomma. Quindi lei cosa ha fatto? Ha telefonato in ospedale. Ha telefonato a tanti ospedali perché noi non abbiamo, eh, cioè il sistema è pubblico, il sistema di salute è pubblico. Quindi non abbiamo quella cosa del il mio parto sarà con il medico Pinco Pallo nell'ospedale papapà. Pa. No, il mio parto sarà un parto, boh, non so bene dove, non so bene quando, non so, cioè abbiamo un'idea, ma non è una cosa così precisa. E parto cesareo non. Non si fa se non si tratta di un'emergenza di salute, è sempre parto naturale. Quindi tante volte succede che una donna incinta va a trovare gli amici in un punto un pochino lontano da casa e le si rompono le acque, le si rompono le acque e quindi finisce a partorire in un ospedale che magari non, non è tanto vicino a casa oppure no, non conosce tanto bene, è una cosa comune. Quindi prima di, di, di partorire di solito una cosa positiva è telefonare a tanti ospedali, sapere un pochino come funzionano, avere un'idea, ovviamente avere un ospedale di riferimento, ma senza, io direi che è un pochino meno... Rigido rispetto a quello che io personalmente ho visto in Brasile fino ad oggi. Oggi tutte le donne che ho conosciuto in Brasile sapevano esattamente quale medico, quale parto, quale equip, quale sala, sapevano tutto. E noi, no, cioè più o meno, però non, non in modo così tanto dettagliato. Quindi lei cosa ha fatto? Ha telefonato solo per confermare: io voglio chiamare mia figlia Leila, è un problema? e. Eh ha scritto gli ospedali che hanno detto no no per la nostra prefettura per il nostro e le nostre regole per anche perché i comuni sono piccoli e quindi abbiamo tanti ospedali e la distanza da un ospedale è, è corta in realtà cioè non, ci metti cinque minuti per andare da un ospedale all'altro quindi è una cosa tranquilla andare da un punto all'altro e niente mi ricordo uno o due ospedali hanno detto no, non è un problema, puoi chiamare tua figlia Leila tranquillamente, viene registrato, eccetera. E quindi è andata a partorire dove era garantito che poteva effettivamente chiamare sua figlia Leila. Poi io non conosco casi di persone che mi hanno detto volevo chiamare mio figlio Jack e me l'hanno proibito. Io personalmente non li conosco, sono cose che... perché è una cosa un pochino... Diciamo che oggi esiste questa coscienza, quindi le persone telefonano prima, controllano, si informano prima di avere questo problema. E quando c'era una rigidità molto grande, io ero molto piccola. Però sì, sono cose che ho letto sul giornale tante volte. Era, era una discussione frequente, Isabella. Giulia, quando nasce un bambino, come ha mm. fatto la, la tua sorella ha chiamato tutti gli ospedali, ti mm. nasce in, in un comune dove lei non vive è stato registrato in quel comune il bambino? Sì. Però sì, sì, sì. Non si registra dove vivi. Ad esempio, se la tua, tua nipote esatto. è, nata, è nata in un altro comune dove non vive la sorella? Esatto. Esatto. È sì. stata registrata lì. Non certificato di nascita, lì. sì, certificato di nascita corrisponde. Però nel certif il certificato di nascita corrisponde al punto in cui la persona effettivamente è nata e non al punto in cui la, persona, la famiglia vive. Però in realtà di solito il certificato di nascita viene conservato, mantenuto, eccetera, dal, dalla provincia. Eh perché per esempio io sono nata solito. a Bordaco, però... Ho vissuto tutta la mia vita, la mia vita in Barueri. Io sono stata registrata in Barueri, non in Osaka, dove sono nata. Eh, diciamo che nella nostra. è che Osasco e Barueri come città sono ah, sì. molto diverse come dimensioni. No, sono, sono vicine, sono... Eh, sono vicine, ma non è una città, sono quasi uguali come dimensioni. Eh, più o meno. Osasco è un po' più grande. per te la città di riferimento più grande, più vicina, è. Paolo. è sempre San Paolo ecco. diciamo che se fossi in Italia una persona che è nata a Osasco una persona che è nata a Barueri per noi è nata in provincia di San Paolo e quindi il certificato di nascita probabilmente sta nella prefettura di San Paolo generalizzando okay. ricordando che queste cose stanno con Fabio Barbiero però insomma come logica di solito il certificato di residenza la residenza la facciamo nel comune ma nascita è di solito in prefettura. Mm. Oh, anche Camillo sta dicendo che è successa la stessa cosa a lui. Succedere è succedere a una persona, no, non è succedere con una persona. È succedere a una persona. È successa la stessa cosa a me. Quindi, nella in carta Brasile, di in comuno, Brasile è comuni che succeda questo, certo. Bambino. certo Ma certo. l'ogo è stato registrato dove vivono i tuoi genitori, certo. Eh, diciamo che noi abbiamo un po' di burocrazia in più, perché col fatto che ci sono i comuni che fanno parte sempre di una provincia, c'è sempre da capire cosa decide la provincia e cosa decide il comune. E appunto, questa cosa degli ospedali è vincolata di solito e vincolata al comune. Okay. Adesso io oggi. Vedo tantissime famiglie straniere, tantissimi tunisini, marocchini, macedoni, albanesi, eccetera, che vivono in Italia e quando hanno avuto bambini non hanno avuto nessun tipo di problema. Quindi penso che oggi per una persona straniera non si facciano grandi discussioni. Però non lo so. Cioè, probabilmente se va una persona molto creativa a dire io sono brasiliano e voglio chiamare mio figlio, non lo so, non dico nomi strani perché vai che una persona che sta vedendo questo video ha proprio questo nome strano, però dare un nome molto 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 strano che è una creazione, che è un'invenzione, appunto come vi dicevo prima ci sono interi gruppi Facebook che mostrano la grande creatività brasiliana, di Dea sta dicendo Lady Di, ma ei hey, Nexon, John Lennon esatto. E, e magari John Lennon ha scritto tutto attaccato per dire come fosse un nome, Sole, ecc, Solo, eccetera, eccetera. Penso che non verrebbe permesso semplicemente e lì entra il grande dibattito: eh, cos'è meglio cos'è cosa è peggio è meglio in Brasile il caos completo che le persone hanno dei nomi completamente assurdi però c'è anche una grande libertà di fare quel caspita che vuoi o è meglio Jimmy Cliff esatto, perfetto Val Disney insomma, oppure è meglio un paese in cui le persone hanno dei nomi normali fanno una vita normale non sono vittime di bullying per il resto della loro esistenza però non hai questa libertà, cioè sai che esiste questo controllo questa cosa. E io vi dico, eh, non lo so, però vi posso garantire che secondo tutte le ricerche che io ho letto in tutta la mia esistenza dal punto di vista psicologico e sociologico, quanto meno oppressione e controllo c'è sulla gente, più la gente è contenta. Cioè l'essere umano è più felice. Di poter dare un nome assurdo e ridicolo a suo figlio e rendere suo figlio vittima di bullying per tutto il resto della vita, che non, anche se non è logico, perché questo sentimento, questa percezione di posso fare quello che voglio, dà una sensazione di, di, di libertà che è positiva, aumenta la percezione di felicità, mentre magari funziona il sistema, il controllo, il fatto di. Dare un, un ordine, una struttura e dire all'essere umano, persona carissima, non chiamare tuo figlio John Lennon per piacere perché non si fa, non è tanto bello. È una cosa molto logica, però magari può creare effettivamente questa percezione di non posso. E questo è, dal punto di vista proprio di percezione della felicità diminuisce la percezione di felicità, eh? comico, no? Angela dice mia sorella si chiama Andrea, quindi quando sarà in Italia andrà spiegato sempre alle persone. Gente, mia sorella si chiama Andrea, è una femmina nata femmina che continua femmina e ha un nome che in Brasile è un nome femminile. Ok. Esattamente come io ho un grande amico che si chiama Daniele quando viene in Brasile dice sì, il mio nome è Daniele, ma io sono uomo, non si continuo omin, mi sento omin, continuo sì, non mio paese Daniele. Perché oggi né, cioè, vanno spiegate le cose, perché sennò uno pensa va bene, ok, durante la tua vita ci sono stati dei cambiamenti. Né? c'è problema. È. È, è, è la prima cosa che una persona pensa: se sente un nome che è maschile con una persona che ha un corpo femminile, o viceversa, oggi, nel momento attuale della società, pensiamo questo, perciò va spiegato. È, è semplicemente una questione di, 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 di raccontare di spiegare. Ok? Basta ragazzi perché se no voi impazzite che abbiamo detto tantissime cose, vi metto a disposizione ovviamente la registrazione, questa volta faccio subito il riassunto perché oggi abbiamo detto tante cose interessanti e prendo anche dalla chat di oggi le vostre questioni e ve le metto sul, sul canale, ok? Pronti? Stavo vedendo se c'era Rodolfo nel frattempo su YouTube che ha detto: Ma come si fa a leggere questa cosa? Oddio, è difficilissimo. Ok, quindi metto sul canale l'esercizio e la lettura. Ricordatevi di mettere in pratica queste cose: prendere parole difficili, leggerle e vedere se nella trascrizione funzionano. D'accordo? Bacioni a tutti, buona giornata e buono studio.